Buonasera, mi presento, sono Marco Canova, Product Manager di Urmet per i sistemi di controllo accessi e vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo Controllo accessi, le diverse applicazioni e la soluzione BeamFrame. Questa sera abbiamo l'opportunità di parlare di alcune novità che presto saranno disponibili nell'offerta Urmet, ma prima vi do alcune informazioni su questo evento. Durante il webinar avrete la possibilità di interagire con i relatori scrivendo nell'apposita chat che trovate nel vostro schermo. Inoltre avrete anche la possibilità di scaricare la documentazione sia della presentazione che a breve vi presenteremo, sia dei depliant illustrativi. La serata sarà condotta dal sottoscritto e da due collaboratori di Plexa, Gabriele, che è il direttore commerciale, e Alice è la responsabile marketing. Prima di iniziare, due parole su Plexa. Plexa è un'azienda del gruppo Urmet che opera da più di 40 anni nel settore della sicurezza e in particolare è focalizzata sulla progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di controllo accessi. Urmet, avvalendosi di Plexa, ha inserito nella sua offerta una serie di interessantissimi prodotti che a breve andremo a illustrare, che sono utilizzati per il controllo dei varchi. Di cosa parleremo questa sera? Il primo argomento è un kit dal nome My Light Key, composto da una tastiera soft touch e da una scheda remota di comando. È un kit che vi permetterà non solo di aprire un varco, ma di avere un totale controllo del varco stesso, quindi sicurezza, flessibilità. Sono le due parole che sintetizzano il My Light Key. Successivamente parleremo di un kit definito come base impianto, da cui poter iniziare a comporre il vostro impianto di controllo accessi e, come ultimo argomento, ma non di minore importanza, una soluzione per il bed and breakfast che consentirà ai gestori di queste strutture ricettive di ridurre i costi di gestione. L'ultimo argomento molto interessante, quindi vi chiedo la massima attenzione. Negli ultimi 5 minuti del webinar, avremo una sorpresa per tutti voi da non perdere con delle proposte molto interessanti. Bene, non voglio dilungarmi ancora e passo immediatamente la parola a Gabriele per iniziare la sua presentazione sul My Light Key. Ci vediamo tra breve. Buona continuazione. Grazie, grazie Marco, grazie a te, grazie a Urmet di darci questo spazio per illustrare le nostre proposte di controllo accessi. Partiamo subito, entriamo subito nel dunque, visto che Marco ha fatto una presentazione perfetta di Plexa, e partiamo a parlare di My Light Key. My Light Key è, come diceva Marco, un kit appunto composto da tastiera, un lettore RFID con tastiera a bordo, e i portachiavi, la card di programmazione e il kit. Vedremo le particolarità di questo kit. Andiamo subito appunto a vedere la composizione. E la soluzione è già pronta all'uso, quindi vuol dire che i tre tag che vengono forniti sono già programmati, quindi funzionano, basta avvicinarli e il relay scatta. È completo perché è già fornito del filtro di soppressione di disturbi, del relay, della card di programmazione e quant'altro serva per l'installazione fisica. Innanzitutto, cosa intendiamo per varco? Varco, noi intendiamo appunto un accesso, in questo caso illustrato semplicemente con una porta, che può essere controllata solo in ingresso, oppure in ingresso e uscita. Nel primo caso parleremo di un varco monodirezionale, nel secondo caso parleremo di un varco bidirezionale. Questo è giusto per dare un'indicazione, perché noi appunto come varco intendiamo appunto un'attivazione relay, ma controllata nei due versi, nelle due direzioni di transito. Con My Light Key appunto andiamo a controllare, in questo caso semplicemente partiamo da un varco monodirezionale. Le caratteristiche, allora, innanzitutto è un lettore da esterno che è IP55, è un lettore che può memorizzare fino a 500 codici numerici o 500 portachiavi o card RFID. Ha già tre appunto portachiavi programmati sul lettore,
ha un sensore crepuscolare a bordo che attiva la retroilluminazione della tastiera e attiva anche una luce di cortesia a scale, quindi vuol dire sostanzialmente che avvicinando il tag, quando sarà buio, il lettore mi aprirà la porta e mi accenderà la luce scala, ad esempio, la luce di cortesia, in modo da semplificare ancora di più l'accesso. Immaginate ad esempio in un varco condominiale, quindi io avvicino semplicemente portachiavi e dentro mi si accende anche la luce scale. Ovviamente la soglia di luminosità è impostabile. Queste sono le caratteristiche del lettore, quindi è un lettore 125 kHz con una tastiera a sfioramento, quindi capacitiva, con la retroilluminazione regolabile, un crepuscolare a bordo, il buzzer di segnalazione, il grado IP55. Può essere montato su una scatola 503 in verticale, quindi al passo che vedete dei due fori di fissaggio è di una scatola 503, ha due ingressi opto-isolati e due uscite open collector. Con le due uscite possiamo appunto abilitare l'elettroserratura della porta e la luce di cortesia. Un relè è già presente sul kit. Eventualmente si può aggiungere il secondo relè per fare appunto attivare la luce di cortesia. Gabriele, stiamo Dimmi. Sì. parlando dei MyLight Key, quindi è un prodotto per il controllo degli accessi, un prodotto professionale e come tale deve avere determinate caratteristiche. Vorrei Esatto. soffermarmi con te per focalizzare un punto. Il prodotto deve garantire sicurezza, quindi dobbiamo capire come noi garantiamo la sicurezza, del varco. E come gestiamo l'apertura? Che cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato appunto l'applicazione, il relè che viene fornito può essere montato, lo andremo a vedere nelle prossime slide, può essere montato direttamente a bordo del lettore per comodità, ma può essere anche remotizzato, quindi possiamo mettere il relè appunto in un posto sicuro e quindi non avere il contatto direttamente a bordo del lettore. Quindi in questo caso sul MyLight Key noi garantiamo la sicurezza proprio perché remotizziamo il contatto, quindi Esatto. Ti nessuno può accedere all'apertura. faccio Grazie. vedere in questa slide proprio i due tipi di cablaggio. Quindi questo qua è il cablaggio quello più semplice ma poco sicuro. Quindi il relè in questo caso è montato e può essere montato direttamente a bordo del lettore. Oppure, se voglio avere un grado di sicurezza più elevato, posso remotizzare il relè, tenere l'alimentazione dell'elettroserratura e il relè al sicuro e fare appunto un'attivazione più sicura. E quindi a questo punto il MyLight Key come kit ha questa schedina di remotizzata e quindi nessuno può entrare nel varco in caso in cui volesse manomettere il dispositivo. Grazie, Esattamente. Niente, Gabriele. grazie a te. Andiamo avanti, vi faccio vedere alcuni esempi applicativi dove può essere installato MyLight Key. Pensate al portoncino di ingresso condominiale, che è, diciamo, l'ambiente in cui è stato pensato questo prodotto, quindi la sua naturale applicazione, quindi il classico portoncino. Posso distribuire le tre chiavi, ma ovviamente aggiungere delle altre chiavi, portachiavi opzionali. In questo caso farei l'apertura a porta e quando è buio mi fa anche appunto l'accensione delle luci scale. Ma posso utilizzarlo anche in altri ambiti. Immaginate l'attivazione e disattivazione di un allarme, di un antifurto esistente, quindi posso mettere il dispositivo all'interno della casa, quindi fare appunto un'attivazione e disattivazione dell'antifurto. Potrei utilizzarlo per aprire un cancellino pedonale, in questo caso, oppure un bascolante di un garage. Oppure potrei utilizzarlo per fare l'apertura di una sbarra di un parcheggio, magari un parcheggio privato o un parcheggio condominiale, tutto in ambito sostanzialmente residenziale. Ma non solo, potrei utilizzarlo anche per controllare delle porte di emergenza, potrei inibire momentaneamente la sirena di forzatura della porta, di apertura della porta di un varco di emergenza, quindi io che sono autorizzato. Utilizzo il mio tag per inibire l'apertura, l'allarme locale, potrei quindi aprire la porta di emergenza senza far scattare l'allarme. Potrei utilizzarlo per l'apertura di varchi di uffici, ad esempio, oppure gestire appunto l'apertura di aule.
Oppure potrei parlare di locali tecnici, quindi sto parlando di server e perché no anche di servizi igienici banalmente, quindi potrei utilizzarlo per tutti i varchi, diciamo anche interni di un'azienda, dove voglio avere un grado di sicurezza. E ovviamente, lo andremo a vedere dopo. I portachiavi possono essere abilitati sui più dispositivi, quindi lo stesso portachiavi lo posso utilizzare per aprire più porte. Vi illustro adesso alcune caratteristiche. È un prodotto molto semplice da utilizzare. Abbiamo dato molto, sottolineato molto il feedback verso l'utente perché deve capire cosa sta succedendo sul sistema. Abbiamo in questo caso quattro LED di segnalazione che vedete qui indicati. Il primo LED blu indica l'alimentazione del dispositivo, ma anche la presenza a bordo di un codice valido, ad esempio. Il secondo è un feedback rosso di negato, quindi sappiamo che il codice è sbagliato o non è presente in memoria. Abbiamo un LED di feedback giallo che si accende alla pressione di un tasto e al passaggio di un tag. Abbiamo un LED verde che mi indica invece l'accesso consentito. Tutto questo con un buzzer multitonale, quindi ho il chiaro segnale anche acustico dell'esito della mia operazione, quindi del codice ok o del codice non ok. La programmazione è veramente molto semplice. Per inserire un nuovo codice, ad esempio, è sufficiente passare la card My Master che è presente all'interno del kit, digitare. Si ha il feedback ovviamente della programmazione, si può digitare un codice a caso, a scelta da memorizzare, seguito da E, ho un feedback ulteriore del LED giallo, se ridigito il codice e premo E, in questo caso ho il LED verde che mi dà la segnalazione del corretto codice e l'apertura del relè. Allo stesso modo, anzi ancora più semplice, è l'inserimento di nuovi tag. Passo la card My Master sul lettore, mi si accende il LED feedback giallo, passo la card o i portachiavi da aggiungere, le posso mettere in sequenza uno all'altro, quindi è molto veloce la programmazione, mi si accende il LED giallo di feedback, posso uscire dalla programmazione con X, dopodiché, ripassando il tag o la card sul lettore, mi si accende il LED verde e mi si attiva il relè. Come vedete, il prodotto è veramente molto molto semplice, è già programmato. Forniamo un manuale di programmazione, ma soprattutto per semplificare ancora di più la vita agli installatori o comunque agli utilizzatori del sistema, abbiamo fatto una video istruzione che è raggiungibile semplicemente inquadrando il QR code che è presente sull'etichetta del prodotto, quindi sull'imballaggio del prodotto. Da qui appunto ci sarà questo breve corso, video corso molto semplice che vi spiegherà passo per passo tutte le operazioni che si possono fare sul dispositivo. Una semplice comparazione. Il Mallet Key è ampliabile e andremo adesso a vedere andremo a vedere questa caratteristica del prodotto. Appunto, il relay è remotizzabile, ha una retroilluminazione della tastiera, ha un crepuscolare già presente a bordo, ha una tastiera capacitiva a sfioramento e ha i tag preprogrammati. Quindi, rispetto ai normali comuni apriporta che si trovano sul commercio, abbiamo queste caratteristiche. Tengo a sottolineare la prima voce, l'ampliabilità del sistema, quindi la scalabilità, e la andiamo a vedere in queste slide. Abbiamo detto quindi possiamo utilizzare un lettore per fare un controllo di un varco in modalità monodirezionale, possiamo ad aggiungere altri varchi, così come indicati in queste slide. In questo caso io potrei programmare i tag o i codici nei tre o più dispositivi che ho sul sistema e quindi lo stesso codice è abilitato ovviamente sulle tre porte, ma in questo caso i tre sistemi sono assolutamente a sé stanti. Quando voglio, ho diverse esigenze, quindi le esigenze crescono, magari all'interno di un'azienda in questo caso, possiamo utilizzare una centrale di controllo, cablare i tre lettori e avere un software di supervisione. Quindi in questo caso avremo gli eventi,
avremo la gestione degli utenti, delle fasce orarie, dello stato del varco e molto altro ancora. Andiamo quindi a parlare del kit base, che è quello che indicava Marco, introdotto appunto da questa fase di scalabilità, quindi possiamo partire dal mallet key e pian piano evolvere il sistema a seconda delle esigenze. Il kit base, che cos'è e come è composto? È un kit composto da una centrale che è in grado di controllare quattro varchi bidirezionali, in questo caso. Il kit è composto con da due lettori di prossimità verticali 125 kHz, i due relè di attivazione, 25 card a prossimità RFID, l'alimentatore di sistema e il software di supervisione gratuito che è in grado di controllare e gestire fino a 4 varchi e 100 utenti. Vediamo cosa riusciamo a fare con il kit base. Il kit base è in grado appunto di gestire con un lettore una porta in modalità monodirezionale. Potremmo utilizzare il secondo lettore o come controllo in uscita, quindi una porta bidirezionale, oppure possiamo utilizzare il secondo lettore per controllare il secondo varco. Tutto questo ovviamente con orologio, evento, eccetera, eccetera, quindi tutta la programmazione di alto livello. Questa è la composizione del kit base. Da qui posso aggiungere eventuali altri lettori per fare anche l'uscita dei varchi che ho appena installato. Potrei collegare dei mallet key già esistenti su un sistema e controllare altri varchi in modalità o monodirezionale oppure bidirezionale, ovviamente anche con altri tipi di periferiche, orizzontali o verticali, a seconda di quanto viene richiesto, perché la centrale che è fornita nel kit base è in grado di controllare fino a 4 varchi monodirezionali. Nel caso le esigenze dovessero ampliarsi ancora, il sistema è ulteriormente scalabile con altre centrali che possono essere di tipo, possono controllare fino a 4 varchi bidirezionali, 8 varchi bidirezionali o 32 varchi bidirezionali. In questo caso il software ovviamente si preoccuperà di risincronizzare tutti i database che sono sulle centrali, quindi risincronizza tutti i tag inseriti sul sistema. E a questo punto, Marco, direi che. Bene, io direi che sei stato veramente chiaro, esaustivo. Abbiamo visto comunque due prodottini che ben presto saranno nel nostro catalogo Urmet. Il My Light Key è proprio la base dell'impianto di controllo accessi che vi permetterà di controllare il varco, vi permetterà di essere sempre avere un varco sempre sotto controllo e soprattutto è un prodotto semplice sia nell'installazione, come avete visto, la programmazione è veramente base, è molto elementare, ma anche nell'utilizzo. Il kit base impianto invece è stato studiato perché vogliamo dare la possibilità a tutti di fare dei preventivi in forma autonoma. Quindi è un prodottino che ha già tutto il necessario per poter creare un impianto e poi soprattutto la novità è che questo prodotto è scalabile, quindi noi possiamo praticamente andare a gestire 3, 4, 5 n varchi aggiungendo dei componenti. A questo punto direi che possiamo passare al terzo prodotto che è il B3. Che cos'è il B3? Il B3 è un prodotto studiato per il bed and breakfast. È un prodotto che permetterà di gestire le prenotazioni da remoto utilizzando un'app. Quindi il nostro gestore della struttura ricettiva avrà la sua app, potrà dare un invito, l'abilitazione ad accedere alla sua struttura direttamente con un'app. Quindi l'app diventa uno strumento essenziale per poter inviare un codice di accesso, un codice ovviamente temporaneo. Quindi è un prodotto che sicuramente ha delle caratteristiche interessanti che si differenzia anche rispetto alla concorrenza, ma soprattutto ha l'intento di ridurre i costi fissi di gestione di una struttura ricettiva. A
A questo punto lascio la parola ad Alice, la quale potrà illustrarci molto bene le caratteristiche principali di questo nuovo prodotto. Ci sentiamo più tardi. Grazie. E adesso Buonasera arriverà Alice. Eccola qua, Alice, abbiamo avuto un blocco. a tutti, vedete il mio schermo? Sì, vai, tranquilla. Perfetto, allora grazie a tutti per essere ancora qui a guardare questa presentazione, grazie a Marco e a Durmet per l'opportunità e per la presentazione. Allora, passiamo, come vi diceva Marco, a parlare del BM-Free. È una soluzione che abbiamo sviluppato e pensato per un pubblico molto particolare, che è quindi quello dei gestori, dei proprietari di strutture ricettive, e lo abbiamo sviluppato a partire proprio dalle richieste che loro hanno fatto negli anni a Plexa, nel momento in cui si occupava di controllo accessi, ma che abbiamo raccolto anche da recensioni e blog online. È un sistema che permette di controllare le prenotazioni, gli alloggi e gli accessi alle camere, ai bed and breakfast, anche interi appartamenti e case per vacanze. Vediamo un attimo nel dettaglio a chi si rivolge. Si rivolge sicuramente ai proprietari, si rivolge ai gestori, ma anche a tutte quelle persone che hanno necessità di controllare l'accesso di manutentori, personale di pulizie, quindi ha un ampio campo di applicazione. Quali sono le caratteristiche del BM-Free? Sono molte, quelle principali che abbiamo voluto indicarvi sono la facilità di connessione, la semplicità, il self-check-in. Con self-check-in andiamo a indicare quella attività di accesso di un ospite a una struttura ricettiva in completa autonomia, quindi senza che il proprietario, il gestore, l'addetto alla reception si debba presentare fisicamente nella struttura. Utilissimo nei casi di ritardi, di prenotazioni dell'ultimo minuto, ma pensiamo soprattutto a quello che ci sta succedendo nell'ultimo anno, quindi anche per motivi di sicurezza legate al Covid, al timore, insomma, la possibilità di poter accedere senza un'interazione fisica viene valutata sempre di più come un elemento importante e necessario per questo tipo di attività. È sicuro, vedremo perché. È eco-friendly perché ha la possibilità di gestire i carichi elettrici e ha anche un elemento importantissimo che è quello delle notifiche. Passiamo al primo elemento che è la connettività, cioè in che modo funziona la comunicazione di BM-Free. Diciamo che ci sono tantissime strutture dove non arriva il wifi e sono tantissime le soluzioni che lo utilizzano. Noi abbiamo valutato quali erano i pro di un sistema Wi-Fi, quindi la sua diffusione, il fatto che moltissime strutture ricettive già lo avessero perché è uno dei servizi che vengono richiesti. D'altro canto, i lati negativi sono comunque altrettanto pesanti perché molto spesso si cambia operatore, quindi bisogna rifare la connessione. Alcuni prodotti hanno necessità di avere un IP statico e con la connessione Wi-Fi, diciamo, casalinga, non tutti sono in grado di fornire questo indirizzo statico, ma inoltre anche molto diffuso, quindi facilmente attaccabile da malintenzionati. Una delle altre soluzioni che troviamo in commercio utilizza l'OTP, quindi un codice univoco che permette di accedere all'ospite. È comodo, è economico, purtroppo ha un elemento negativo non indifferente, non dà feedback. Quindi non si può sapere se l'ospite è effettivamente entrato, se ci sono problemi, non, è unidirezionale. Quello che abbiamo scelto noi è di utilizzare una SIM IoT, una SIM GSM IoT, quindi non ve ne dovete occupare in alcun modo né in fase di installazione né se ne dovrà occupare il proprietario o gestore perché è già installata a bordo, è già attivata. Quando si attivano i piani di utilizzo, lei si accende e funziona. Per tutto il resto del tempo non bisogna occuparsene, non c'è un costo fisso legato al fatto che c'è una SIM. Bisogna dimenticarsene, è già comoda, è pratica ed è installata al suo interno. Nel dettaglio vediamo che, come vi dicevo, non dobbiamo usare Bluetooth, non dobbiamo usare un Wi-Fi, non bisogna stare a collegare dei cavi Ethernet, è tutto già pronto e c'è una SIM che se ne occupa.
È semplice da installare, è semplice da utilizzare. Perché dico che è semplice da installare? Perché le fasi di installazione prevedono il collegamento dell'elettroserratura, ecco qua, il collegamento dell'elettroserratura e l'installazione fisica dell'hardware per ogni varco. E visto che siamo in fase di produzione, i colleghi mi hanno usato come tester e sono stata io a collegare un BM-Free, a fare la registrazione del BM-Free sull'app dedicata. È stata questione di attimi. C'è un codice QR code o anche il codice MEI se uno lo vuole digitare, ma semplicemente con il proprio smartphone si va nella pagina di registrazione di un dispositivo. Si inquadra il QR code, viene letto il codice MEI che entra in automatico nell'app e la registrazione è fatta. Non serve nient'altro, sarà poi dopo al proprietario, gestore, andare a indicare come si chiama quella camera e chi accede a quel varco. Ma come installazione parliamo veramente di pochi minuti per fare tutta la programmazione. Vi faccio vedere anche uno schema di collegamento, molto basilare, ma per darvi l'idea. Proprio di che cosa occorre. Abbiamo la nostra porta di accesso a una camera o comune, la centralina qui in alto che tramite 485 si collega alla tastiera e lettore di prossimità. Abbiamo l'alimentazione che l'alimentatore è già compreso nel kit, va ad alimentarci la nostra centralina che vedrà al suo interno due ingressi e tre uscite. L'ingresso 1 è quello dello stato porta, quindi andando a inserire un contatto magnetico noi avremo il feedback sull'apertura e tutte le informazioni, insomma, di accesso. L'uscita 1 è quella dedicata all'elettroserratura, quindi all'apertura della porta. L'uscita 2 è quella che noi andremo a utilizzare per l'apertura di un varco secondario. Questa l'abbiamo pensata per tutti i casi in cui, immaginiamoci un condominio con al suo interno un bed and breakfast, quindi un appartamento con tre camere che vengono affittate, il condominio non ci dà il permesso di installare un kit nel varco di accesso, quindi nel portone condominiale, per esempio. Bene, che cosa andiamo a fare? Ci attacchiamo al citofono, videocitofono, per dare l'apertura di quel varco, quindi è una soluzione alternativa, non è l'ottimo perché la soluzione ideale sarebbe quella di poter installare un kit all'esterno, ma se il condominio non ce lo permette, questa è sicuramente la soluzione per il nostro problema. L'uscita 3 invece è quella che gestisce l'energizzazione della camera, quindi durante il periodo di validità della prenotazione dei nostri ospiti, noi avremo le utenze attive. Nel momento in cui termina la prenotazione, in automatico si staccano. Pensate ad esempio ai casi di case di villeggiatura, dove abbiamo prenotazioni che durano magari più di 1 o 2 giorni, ma una settimana, 2 settimane. È possibile che dall'ultima prenotazione a quella successiva passino 1 o 2 giorni, anche solo perché ci vada il personale di pulizia per andare, o anche gli stessi gestori, per andare insomma a fare il cambio accesso. Se l'ospite si è dimenticato la luce accesa, quella luce rimarrà accesa per 2 giorni inutilmente. Il condizionatore, pensiamo ad esempio al caso del condizionatore. Bene, con il BMC questo non può accadere perché in automatico, quando termina la prenotazione, l'energia viene staccata. Poi andiamo a vedere l'ultimo ingresso, l'ingresso 2 è quello che gestisce gli allarmi. Pensiamo per esempio all'allarme malore, quello che si mette in bagno, la catenella che si tira, oppure vogliamo collegarci un allarme antintrusione o l'allarme antincendio. Bene, questa segnalazione si può collegare all'ingresso 2. Quindi nell'app andremo ad avere una notifica nel caso si attivi questo allarme. Notifiche, che cosa vuol dire avere le notifiche attivate? Quindi questa comunicazione bidirezionale del BM-Free rispetto a quello che accade nei nostri varchi. Vuol dire che se per caso manca l'energia, a noi arriva una notifica. Quindi l'immagine va a rappresentare il bruttissimo caso. Di solito quando si torna dalle vacanze ci si ritrova un pessimo odore in casa perché si è andata via l'energia e il frigorifero ci ha fatto andare male tutto. Bene, questo può capitare anche nelle strutture ricettive. Quindi l'informazione della mancanza di energia è sicuramente molto importante. Ma possiamo anche chiedere all'app di comunicarci quando un ospite entra per la prima volta. Mettiamo che devono arrivare, sappiamo che arrivano tardi perché c'è stato un ritardo, magari vogliamo essere sicuri che abbiano trovato la nostra struttura, che non si siano persi, che non abbiano avuto problemi. Bene, così abbiamo un feedback. Possiamo anche vedere se qualcuno tenta di accedere con un codice che non è valido, per esempio. Quindi anche questa è un'informazione che può esserci utile.
più quegli altri allarmi di cui parlavo prima. Quindi se vogliamo collegarlo a un allarme antincendio, ci può arrivare la notifica. Direi che Alice, questo prodottino è molto interessante, soprattutto perché ha delle caratteristiche proprio innovative. Volevo anche soffermarmi su un altro aspetto. È una soluzione a livello installativo non invasiva, nel senso che comunque non si stanno richiedendo dei cablaggi che possono stravolgere la struttura. Questo vuol dire che io posso avere un bed and breakfast fatto finito. Esce, nasce l'esigenza in un secondo tempo, io posso installare il prodotto senza dover fare opere murarie, perché ovviamente il prodotto è stand-alone. Quindi noi possiamo avere diverse soluzioni con un ingresso in comune e ne stanze da gestire, ma non dobbiamo cablare le tastiere una con l'altra, perché le tastiere sono tutte stand-alone. E questo è un grande vantaggio, perché ci sono dei sistemi dove, obbligano, dove si obbliga la connessione proprio fisica dei vari dispositivi, mentre qua invece è tutto, visto come una soluzione stand-alone. Chiaramente il cuore dell'impianto, il cuore del sistema, che cos'è? È l'app. L'app che adesso Alice ci spiegherà, perché non deve essere proprio vista come un'app che permette di fare le prenotazioni, ma può diventare proprio un gestionale, è la vostra reception virtuale direttamente sul vostro smartphone. Ma lascio la parola ad Alice così ci illumina su questa altra novità. Grazie, Alice. Grazie Marco per la precisazione, hai fatto molto bene a dirlo che è un sistema standalone per quello che riguarda l'installazione, ma poi dopo l'app ha la possibilità di gestire tutti questi kit in maniera unitaria. Vediamo però come funziona. Allora, ovviamente l'app sarà disponibile sia su App Store che su Google Play in maniera completamente gratuita, quindi adesso non andatela a cercare perché non è ancora disponibile, ma quando la metteremo online si potrà scaricare e andare a vedere come funziona senza dover acquistare alcun dispositivo. Allora, nel momento in cui abbiamo fatto la registrazione, abbiamo la nostra app attiva, questa è la dashboard, quindi la schermata principale dove abbiamo diverse funzioni. Come si fa ad aggiungere una prenotazione? Semplicissimo, inseriamo l'indirizzo email del nostro ospite, confermiamo la sua identità, nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, cliccando su continua vengono inviate delle notifiche all'utente sia sulla mail che sul cellulare per confermarci che effettivamente è lui e quel numero, quella mail sono corrette. È una fase essenziale perché noi gli invieremo il codice di accesso su quei dispositivi, quindi abbiamo assolutamente la necessità che ce li confermi prima. Dopodiché andremo a scegliere il periodo di validità della prenotazione. Fate attenzione che si seleziona anche l'orario, quindi in tutti quei casi in cui c'è un'uscita e un ingresso di ospiti nella stessa giornata, andando a mettere degli orari che non si incastrano l'uno sopra l'altro, c'è la possibilità di inserire questo tipo di prenotazioni. Dopodiché passiamo alla scelta della casa. E abbiamo chiamato proprio casa perché è possibile che ci siano dei facility manager, quindi persone che gestiscono più strutture, più bed and breakfast. E quindi da questa schermata loro hanno già la selezione di quale immobile, di quale struttura ricettiva andare a selezionare. Selezionata questa, vanno a scegliere qual è la camera tra quelle disponibili a cui collegare la prenotazione che ci è stata appena fatta. E la confermiamo. Una volta confermata, l'abbiamo nella nostra dashboard di prima, nell'elenco delle prenotazioni, ce la ritroviamo con status in attesa. E, cosa succede? Dopo, con un massimo di 30 giorni di anticipo, è possibile andare a fare quello che noi chiamiamo un check-in, cioè il proprietario gestore invia all'ospite il codice per accedere alla struttura. E come vedete qui c'è un esempio del messaggio che arriva che è personalizzabile, quindi in questo messaggio si andranno ad indicare se il proprietario lo vuole, l'indirizzo o altre informazioni per raggiungere la struttura che vuole comunicare al proprio cliente.
E avete visto che vi ho presentato una casa con più camere, ma dobbiamo andare a fare una piccola distinzione sulla tipologia dei varchi. Noi abbiamo il tipico varco di queste strutture, che sono le camere, però possiamo avere anche dei varchi di tipo public, li abbiamo chiamati, cioè sono tutti quei varchi comuni, come il tipico è l'ingresso del condominiale, l'ingresso dell'appartamento nel quale ci sono più camere che vengono affittate, insomma sono varchi che non sono legati a una singola prenotazione, ma possono essere accessibili a più persone. Facciamo quindi un esempio della personcina che qui abbiamo fatto di colore verde. Questa persona è autorizzata a entrare nell'edificio principale, quindi dalla porta d'ingresso, che sarà un varco di tipo public, è autorizzato ad accedere alla propria camera, che è un varco di tipo residential. In più c'è una piscina e ha la possibilità di accedere anche alla piscina. Con lo stesso codice sarà in grado di entrare in tutti questi tre ambienti, quindi non si dovrà ricordare codici diversi, un unico codice, tre accessi diversi. Facciamo ad esempio, vediamo un esempio alternativo, è quello dell'utente arancione. L'utente arancione non ha pagato per l'accesso alla piscina, quindi potrà sì entrare nel varco principale e nella camera, ma non ha in più l'accesso al varco della piscina. Questa è una distinzione tra il tipo di varco molto importante, lo vedremo tra poco, legato ai piani, ma c'è anche un punto di tipo di programmazione. Bisogna tenere presente che i varchi di tipo public non possono essere indipendenti. Quindi, se abbiamo un solo varco, dovrà essere per forza di tipo residential, e tutti i varchi public devono essere legati ad almeno un varco di tipo residential. Quindi non possiamo avere soltanto un varco di tipo pubblico. Bene, vi ho anticipato un po' che si parlava di piani. Con l'acquisto del BM3 si acquista la parte hardware e l'utilizzo dell'app, che come abbiamo detto è scaricabile gratuitamente. Quello che però cambia è il tipo di utilizzo che il proprietario gestore vuole fare dell'app, perché possiamo avere un utente alle prime armi, o che comunque ha soltanto magari il controllo di una casa, quindi un unico varco, mentre possiamo avere degli utenti molto più professionali che hanno bisogno di funzioni aggiuntive. Quindi abbiamo pensato a un primo piano che è di tipo free, quindi gratuito, e un piano di tipo basic. Poi abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando altri due piani, quello standard e quello professional, di cui vi parlerò, ma al momento non sono ancora attivi. Bisogna avere un po' di pazienza, ma ci stiamo lavorando. Allora, innanzitutto vediamo che cosa si può fare con il piano di tipo gratuito. Si può scaricare l'app e si può aprire tutti i varchi che si vuole, insomma, per i quali si è abilitati, con dei codici o dei badge preregistrati. Di che cosa si tratta? Fondamentalmente è il proprietario che ha un passepartout che può entrare in tutti i varchi con quel codice, indipendentemente dall'attivazione di piani. Quindi in qualunque momento potrà sempre accedere all'edificio. Non è solo lui, diciamo, il tipico utente che ha bisogno di accessi continui. Pensiamo al personale di pulizia o a un manutentore. Bene, sono collaboratori, si potranno inserire nell'app questi collaboratori che con un codice, un badge, un tag, insomma, un portachiavi, quello che si sceglie, avranno la possibilità di accedere sempre alla struttura nei varchi per i quali sono abilitati. Tutte queste funzioni si vanno ad aggiungere a quelle previste per il piano basic. Nel piano basic possiamo anche andare a inserire, a modificare dei codici, quindi inseriamo una prenotazione e inviamo il codice al nostro cliente affinché possa entrare. Elemento fondamentale, il self-check-in, quindi la possibilità per l'utente di ricevere il codice ed entrare senza dover interagire in alcun modo con il proprietario. Abbiamo quell'apertura di cui vi anticipavo un po' del varco secondario, quindi ad esempio il portone condominiale dove non possiamo installare un kit a parte. Il proprietario tramite l'app avrà la possibilità di spingere un pulsante e aprire il varco. Quindi l'ospite arriva, non può aprire da solo, gli si dà l'apertura da remoto. In più c'è una sezione dell'app, un tab dedicato agli eventi. Qui andremo a vedere tutti gli eventi che si verificano sul dispositivo che abbiamo selezionato. Quindi è un modo per avere un feedback su quello che accade. Abbiamo detto che il piano free è gratuito, il piano basic invece ha il costo di un gettone al mese.
per Varco Residential, quindi per tutte le camere ci andrà a costare un gettone per ogni camera. Andiamo a vedere quali sono una brevissima carrellata dei nuovi piani che stiamo sviluppando. Ve li faccio vedere soltanto per farvi capire quali sono le possibilità che andremo ad inserire e gli sviluppi. Ci sarà la possibilità di avere un calendario, quindi visionare il calendario e selezionare le date per la prenotazione in base a quel calendario. Ci sono gli one shot code, quindi codici univoci che valgono soltanto una volta. Le notifiche in tempo reale. Possiamo scegliere di abilitare qualche tipo di notifica, l'ingresso dell'ospite per la prima volta, l'attivazione dell'allarme perché manca l'energia elettrica. Bene, ci si attivano delle notifiche in modo che abbiamo un'informazione più immediata rispetto a dover andare a vedere l'evento nello storico dell'app. Abbiamo le statistiche, c'è la gestione del risparmio energetico, quindi quello che vi dicevo prima. La possibilità di attivare e disattivare le utenze durante il periodo di validità di una prenotazione in automatico, quindi senza che dobbiamo ricordarci di attivare questa funzione, e in più il collegamento con l'inserimento delle API, quindi collegamento ad esempio con le OTA, che sono le online travel agencies come Booking, Airbnb, Expedia. Quindi se il proprietario ha un account registrato e accetta prenotazioni da lì, bene, le potrà collegare tramite l'app. In questo modo, in maniera del tutto automatica, senza dover andare a selezionare un periodo, una camera, eccetera, l'informazione verrà automaticamente presa dalla prenotazione che è stata fatta online. Lo scopo è sempre quello di agevolare l'attività di quello che a questo punto è già un professionista del settore della ricettività. In più ci sarà la possibilità per l'ospite di aprire quel famoso varco secondario, come il portone condominiale dove non c'è un kit, in autonomia, quindi senza dover chiedere al proprietario di aprire il varco, ma sarà in grado di farlo da solo. L'ultimo piano è quello professional, che aggiunge pochi elementi, ma sono abbastanza importanti, quindi un CRM, che è un sistema gestionale di tutte le prenotazioni direttamente tramite l'app, l'invio dei documenti tramite l'app, dei documenti di identificazione personale degli ospiti, e a questo punto il collegamento automatico con l'autorità di pubblica sicurezza per l'invio di questi documenti e la segnalazione della prenotazione. Quali sono i costi? Bene, il piano standard ha un costo di 2 gettoni al mese per varco di tipo residential, mentre il piano professional ha un costo di 3 gettoni al mese per varco sempre di tipo residential. Perché vi dico sempre varco residential e non parlo del varco di tipo public, quindi quello comune di cui vi parlavo prima? Per il semplice motivo che qualunque sia il piano scelto, tutti i varchi public hanno sempre il costo di 1 gettone al mese, quindi l'ingresso comune, la piscina, la spa, il deposito sci, quello che vi viene in mente che possa essere utilizzato come varco di tipo comune, avrà sempre il costo di 1 gettone al mese, indipendentemente dai piani. La domanda che adesso mi vorrete fare è quanto costano questi gettoni? Il costo dipende dal pacchetto che viene acquistato. Quindi abbiamo un costo che parte da 8,20 euro e arriva a 12,50 come costo massimo. 12,50 è il costo di un gettone. Quindi se si vuole acquistare un singolo gettone, il costo sarà di 12,50 euro. Se se ne acquistano di più, il costo cala fino ad arrivare a 8,20 euro. Quali sono le cose importanti da sapere però sui gettoni? I gettoni vengono gestiti in completa autonomia dai proprietari e gestori. L'installatore non se ne deve in alcun modo occupare perché lo farà il proprietario direttamente dall'app. Quindi non è un impegno maggiore per l'installatore, sarà automatico, semplice e facilissimo da gestire proprio per chi ha l'utilizzo dell'app. Si possono utilizzare su più dispositivi, quindi nel momento in cui si va a realizzare una struttura, mettiamo con 5 camere e un varco comune, e si usa un piano basic, quindi un costo di 6 gettoni al mese, si può acquistare la quantità di gettoni che ci occorre per i mesi che vogliamo stare aperti, diciamo che sono 5 mesi, quindi acquistiamo i nostri 30 gettoni, vanno tutti in uno stesso paniere comune, e poi se noi abbiamo scelto di attivare tutti i varchi, verranno associati in automatico. Quindi non ci sarà la necessità di dover ogni mese andare a selezionare il varco e inserire il gettone. Si può creare questo paniere e quindi in automatico vengono scalati
Attenzione, hanno una validità di 12 mesi questi gettoni, quindi non se ne possono acquistare per 5 anni e tenerli lì, bisogna fare il conto considerando una validità massima di 12 mesi. E, un ultimo elemento molto importante su questi piani è che sono mensili, e non c'è nessun obbligo di rinnovo di quel piano. Quindi, prendiamo il caso di una struttura che ha un'apertura solamente stagionale, o di una casa per vacanze che viene affittata da maggio a settembre e nel resto dell'anno rimane vuota, si potrà attivare il piano Basic, per esempio, soltanto nei mesi di effettivo utilizzo, quindi da maggio a settembre. Non c'è nessun obbligo di tenere il piano sempre attivo. Si attiva da maggio a settembre si paga l'ultimo gettone e non lo si riattiva più per il mese di ottobre, a maggio dell'anno successivo, ad aprile, se vogliamo andare a inserire delle prenotazioni prima, e andiamo a riattivare quel piano, quindi in maniera molto molto semplice, in maniera molto facile da gestire. Un'ultima informazione su questi kit in versione promozionale, perché siamo al lancio, abbiamo deciso di inserire 6 mesi di piano Basic inclusi. Quindi i primi 6 mesi non sono da considerare. Probabilmente se parliamo di una struttura che ha un'apertura stagionale, con 6 mesi ci riesce a fare il suo primo anno di attività soltanto grazie a questo periodo di prova. Quindi si installa tutti i kit nella struttura, si va a fare l'attivazione, in quel momento lì parte in automatico il periodo di 6 mesi di prova gratuita per ogni kit, quindi 6 kit sono 6 mesi per ogni kit, e dopodiché potrà decidere se rimanere col piano free, passare al piano basic, professional, insomma, assoluta libertà, nessun obbligo, nessun vincolo. Ricapitoliamo un attimo che cosa comprende il kit. Abbiamo la centrale. Abbiamo un tastierino con lettore RFID, l'alimentatore e una card per il proprietario che gli permette di accedere, diciamo, quel famoso passepartout, può accedere a tutti gli ambienti registrati sull'app. È già inclusa e quindi è abbastanza comoda per un proprietario. Guarnizione e tasselli, anche quelli. Ah, Wow, mi dimenticavo, lo vedete qui dietro di me, è qui montato, è operativo. Questo è un BM Free, vero? brava Alice, vedo che questo prodottino è veramente innovativo, l'app è fatta veramente bene, con user friendly, veramente facile da utilizzare e da impostare. Quindi sicuramente invitiamo tutti a provare questo prodotto che a breve sarà disponibile sul catalogo Urmet. Veramente io ringrazio sia Alice che Gabriele per le bellissime presentazioni. Come vedete abbiamo tanta carne al fuoco per quanto riguarda Plexa e crediamo che questi prodotti possano dare dei buoni risultati e soprattutto aiutare tutti voi nelle vostre attività quotidiane. Adesso siamo arrivati alla sorpresa. E qual è la sorpresa? È che questi prodotti saranno presto disponibili e saranno inseriti nel nostro promo magazine di giugno. Quali saranno i prezzi? Prezzi molto competitivi e abbiamo il MyLight Key, quindi ricordiamo che è il kit standalone composto dalla tastiera, dalla scheda remota e dei tre tag per la gestione di un varco che sarà un prezzo netto di 145 euro. Abbiamo il kit base composto dalla centrale 4 varchi, due periferiche di prossimità, l'alimentatore e 25 schede a 769 euro. E mentre il B3 che per questa per il lancio abbiamo deciso di regalare 6 mesi di canone gratuito, di gestione gratuita dell'app a 239 euro. Tutti questi prodotti saranno inseriti sul promo magazine di giugno e il regalo che possiamo fare a voi è che si può già ordinare con consegna a maggio il MyLight Key al prezzo promo che sarà proposto in giugno, quindi a 145 euro. Quindi, chi
Chi fosse interessato al kit può tranquillamente contattare il rappresentante di zona, il quale raccoglierà gli ordini e poi vedremo di evadere il tutto nel mese di maggio. Bene, io direi che questo webinar è giunto al termine. Ringrazio Alice, ringrazio Gabriele per la collaborazione e l'esposizione. Ringrazio tutti voi che avete partecipato al webinar. Vi ricordo il prossimo appuntamento che riguarderà l'antincendio con l'aggiornamento normativo e la presentazione delle soluzioni. Si terrà il 28 aprile alle 17:30. Io con questo vi ringrazio, auguro a tutti voi un'ottima serata e a presto. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata.